Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video. Come potete vedere, ecco qua, nuovo ordine appena arrivato. Allora, purtroppo è arrivato tardi il corriere, quindi devo fare tutto di corsa per portarvi subito questo video di unboxing dell'ordine appena arrivato. Quindi lasciate subito 150 like ragazzi, perché dentro a quest'ordine c'è una cosa che tutti voi aspettavate e finalmente è arrivata. Quindi andiamo con la sigla e poi apriamo la confezione. Allora, apriamo subito la confezione. Forse 150 like prima, ho chiesto erano un po' troppi, facciamo 100. Poi se volete fare 150, non è che mi fa schifo. Comunque, andiamo con l'apertura. Che ci siamo. Tutto di corsa. Allora, abbiamo. Vediamo. Gloria è andata giù, che era arrivata l'amica. Allora ragazzi, abbiamo un spettacolo ragazzi, iniziamo subito da... Non ci credo ragazzi, guardate che c'è scritto. Abbiamo qui omaggio ragazzi, è scritto omaggio, quindi vediamo cosa c'è all'interno. E abbiamo una carta Jumbo, Kindra EX Jumbo ragazzi, in italiano. Che spettacolo ragazzi, ci hanno regalato una carta Jumbo, Kindra EX, che mettiamo subito qua dietro. Allora, la mettiamo subito da sfondo, sperando che si vedrà poi nel video. Boh, speriamo di sì. Mettiamola più indietro. Si vede o non si vede? Boh, speriamo di sì. Comunque, Kindra ex omaggio che mettiamo lì. Poi abbiamo, eccolo qua. Ragazzi, come saprete, ho iniziato anche a comprare qualcosa di Yu-Gi-Oh! Ogni tanto, tipo queste cose, queste confezioni del genere. I deck drago leggendari, ragazzi. All'interno ci saranno cose che non so cosa. Eccolo qui. Deck draghi leggendari di Atlantide, deck cyber drago, che spettacolo, e deck draghi dimensionali. Niente ragazzi, questo qua devo comprarlo per forza. Comunque, confezione di deck drago leggendario che apriremo non so quando, perché adesso abbiamo una cosa molto più importante, che è proprio questa ragazzi. Eccola qui. Dov'è? Eccoli qui. No ragazzi, non è questa la cosa più importante, questa qua l'ho presa, in realtà non so neanche perché ho preso queste due cose, però tipo boh. Questa confezione che si chiama tipo, non so se è blister perché non c'è star blister, e non si chiama nemmeno pin perché non c'è il pin, quindi per adesso non gli do nessun nome, poi lo scopriremo. Comunque, ci sono le tre evoluzioni starter di Torterra e Blastoise, e all'interno c'è un pacchetto di... Che è questo? Air Golem Soul Silver, vabbè, insomma, avete capito, oro e argento. Però... non c'è sta scritto. Contiene una busta di espansione, gioco di carte collezionabili Pokémon e ben tre carte bonus. Boh, vabbè, il tipo di pacchetto dentro non c'è sta scritto, però questo qua è, non mi ricordo, vabbè, lo vedremo quando le aprirò, se le aprirò, perché queste qui ragazzi, essendo molto vecchie, potrei anche non aprirle e lasciarle da parte. Poi mettiamole dove si vedrà, dove non si vedrà, qua, boh, a caso. Comunque, poi abbiamo 1 2 e tre, eccolo qui ragazzi. Tre tin, aspettate se riesco a prendere tutte e tre, non so se ce la faccio. Gioco di Area Time, eccolo qua. Entera, Goi, Sugune, tutti e tre shiny ragazzi. Ovviamente le avevo già queste tre carte, cioè queste tin le avevo già comprate tantissimi anni fa, però non avevo fatto un video apertura, quindi ho deciso di comprarle per fare un video apertura. All'interno ci sono tre buste di espansione e due carte Pokémon olografiche, una delle quali raffigura un Pokémon di colore diverso, va bene, che sarebbe questo shiny. Quindi sto andando a 2000 perché voglio sbrigarmi a farvi vedere l'ultima cosa dell'ordine. Comunque, tre pacchetti, niente male. Aspettate che adesso devo rifare un gioco di prestigio. Ecco qua. 1, 2, 3. E andiamo con l'ultima cosa ragazzi, ma la più importante dell'ordine, che mettiamo qua. Abbiamo, vabbè, sleeve comprate a caso, perché devo vedere se queste potevano andare bene. Neanche ve le faccio vedere, vabbè. Sleeve così. E poi abbiamo... mi ero scordato ragazzi, un pacchetto richiamo della leggenda, non so se lo vedete, non mi avvicino. Richiamo delle leggende, eccolo qui ragazzi, con l'artwork di Lugia. Non so perché ho preso questo pacchetto, però spettacolo. Mi ero dimenticato, però l'artwork è molto bello. Poi abbiamo, attenzione, non uno, ma ben 2, 7 allenatore fuori classe ragazzi, eccolo qui. Vediamolo da vicino. 7 allenatore fuori classe, leggende iridescenti ragazzi, che andremo subito ad aprire dopo questo video, spero.
Quindi lasciate subito 150 like per andare ad aprire questo set Leggende Iridescenti, che spero di portarvi su il più presto possibile. Quindi, che fiatone, ragazzi. Allora, queste sono le cose che ho preso. Queste si merita di stare qui, ragazzi. 1, 2 e 3. Allora, spero il video vi sia piaciuto. Mi sono accorto velo velo, ragazzi. Ho visto dal riflesso che stanno cadendo. Allora, ricominciamo. 1 e 2. Allora, ragazzi, spero il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Perché prossimo video, subito, andiamo ad aprire questo set. Quindi lasciate 150 like per andare ad aprire questo Leggende Iridescenti. E al prossimo video. Hashtag, ragazzi, 150 like. No, scherzo, non so l'hashtag, mi fate a caso come vi pare, come sempre. Like, subscribe, share e tutto quello che volete. Perché a 150 like apriamo quello e andiamo.